Un giapponese, un neurolaureato in medicina, decide di aprire un suo ambulatorio personale, al che mette, organizza praticamente, cioè organizza a stampare praticamente dei volantini dove lui si impegna praticamente di curare chiaramente un bel po' di malattie con l'impegno da parte sua che se non riesce a guarire il paziente darà 100 euro praticamente come una scusante insomma per non aver appunto guarito il paziente. A che un avvocato legge il bigliettino, sto volantino qua, Paolo, quasi quasi vado, sai, con la speranza di pregare, insomma, di prendersi questa 100 euro. Mi dispiace, non ho capito. E quindi a questo punto non ho capito, questo è Google che io sto parlando, è Google, poi non ho capito. Non ho ancora iniziato, vabbè. E a quel punto si presenta dall'ambulatorio e dottore, dottore, mi aiuti, dottore, mi aiuti. Cosa le è successo? Ho perso l'olfatto, non ho perso il gusto, non sento più nulla, aiutatemi, per piacere aiutatemi. Prego, prego. Signorina, prenda dallo scaffale 4 la boccettina 5. Dopo un po' arriva l'infermiera. Prego, prego, beva, beva. Lui, il tempo di berla. Madonna, che schifo, che puzza! Ah, le è tornato il gusto e le è tornato pure l'olfatto. Bravo, 25 euro. Acchio. A quel punto l'avvocato è tutto incazzato, sai, mi ha fregato. Dopo una settimana ritorna. Dottore, dottore, per cortesia mi aiuti, mi aiuti. Cosa le è successo questa volta? Niente, dottore. Non riesco più a ricordare nulla, ho l'amnesia, non è problema, non è nessun problema. Signorina, prenda dallo scaffale 4 la boccettina 5. Dottor, ma non è quella dell'altra volta. Ah, le è tornato la memoria. 25 euro. All'animaccio, mi ha fregato di nuovo. Dopo un'altra settimana si presenta con occhiali neri, bastone bianco. Dottore, dottore, mi aiuti, mi aiuti. Cosa è successo? Dottore, sono diventato cieco, non vedo più nulla. Accidenti. Senta, prego, prego. Purtroppo non posso farle nulla per questo problema. Senta, tenga 100 euro per le scuse che non posso guarirla. Prego, prego, tenga 100 euro. Dottore, ma questi sono 10 euro. Ah, le è tornata la vista? Ah, 35 euro.